Dat heeft dan die erfgenamen, die hebben dat teruggeschonken aan de stad Capri. En dit is dus een openbaar stadspark. Ja? Dus na 6 uur zitten de inwoners van Capri hier. En tot 9 uur zijn de inwoners hier om een wandelingetje te doen. Ja? Temporaneo, provvisorio, momentaneo. Effimero, la cui durata è breve, fugace, il lampo di un istante, fuggitivo, da una parola a un'altra, parola per parola, spostandosi con un movimento continuo, in rapporto a un luogo fisso, in rapporto a un osservatore che non fa che passare. Luogo di partenza, luogo di passaggio, parola d'ordine, distanza tra le labbra, distanza tra due luoghi, distanza tra l'intenzione e la realizzazione, intenzione comune, luoghi comuni, in un luogo qualsiasi, a tempo e luogo. Mettendosi in movimento per lasciare un luogo. Dove andate? Partire da un luogo. È partito. A tempo e luogo. Mettendosi in movimento per lasciare un luogo. Partire da un luogo. È partito. Tornando al luogo da dove si è partiti. Una parola ritorna spesso. È ritornato per ripartire. Fuggire, laggiù, fuggire, partire furtivamente, partire senza lasciare indirizzo. Non voleva partire, bisogna partire o restare. Mattino partiamo, il cervello in fiamme, flutti d'inchiostro, cieli di brace, il cielo finì per scurirsi,
finendo le sue parole, si levò. Anna Maria. Non sono che parole, dire quando le parole passano. Da, per tutti, ragazzi, da dove è passato, passa per la sua strada, che permette di andare da un luogo a un altro. Notava passando, diceva di passaggio, manifestandosi per un istante, senza fermarsi nemmeno un istante, approfittando dell'istante che passa, dicendo tutto ciò che passa per la testa, continuando senza fermarsi. Il colle è innevato, non possiamo passare. I prismi iridati della neve, vedere attraverso un prisma proiettato sullo schermo. Proiezione di un'ombra, alternarsi delle tenebre e della luce. Proiezione di un punto su un piano. Proiezione e identificazione. Farsi schermo con la mano e identificare una cosa con un'altra. Corrispondenza che permette di passare da una figura a un'altra. Passare di mano in mano, passare di bocca in bocca. Sono passato di là, ci sono passato vicino. Le ore passano veloci, corriamo verso l'orizzonte, è tardi. Gli orizzonti si succedono agli orizzonti, colano e noi passiamo. Dal buio si passa al sole, gli occhi fissi all'orizzonte, i capelli al vento. Passando la mano tra i capelli. Forse per me è passato il tempo dell'amore. Ci sono luoghi dove si amerebbe vivere. Passando a altro. Il fatto di non essere più lo stesso. Il fatto di lasciare una cosa per un'altra. Basta poco per cambiare tutte le cose. Le cose sono cambiate. Niente è cambiato. Più cambia e più è la stessa cosa. Tutto passa, è come se la maggior parte delle cose non esistesse, passando da uno stato a un altro. Si sono passata parola. Volendo cambiare tutto, ha cambiato pettinatura, cambiamento di senso delle parole, il cambiamento imprevedibile del suo umore, cambiamento di livello, cambiamento di posto. Un viaggio gli cambierà le idee. I viaggiatori cambiano treno. I cieli deliranti sono aperti ai viaggiatori. Tra le onde ignote e i cieli. Visi sconosciuti. Questa nuova pettinatura ti cambia molto. Ti turbi e cambi espressione del viso. Il vento è cambiato, il tempo sta cambiando. Cambiare vela, cambiare velocità, cambiare un dubbio, incertezza, cambiare una pena con un'altra, cambiare continuamente l'argomento. Come una nube erra e cambia forma. Le nubi erravano nelle correnti d'aria. Un sorriso errava sulle sue labbra. Lo spazio tra le labbra. Una nebbia sporca e gialla inondava tutto lo spazio. Si perdeva un po' negli spazi, nello spazio interiore. Non c'è spazio. Mancanza di spazio, stare stretti in uno spazio limitato, guardando nello spazio, guardando nel vuoto, senza fissare niente di preciso. Spazio vuoto in un corpo, spazio da attraversare, situare i corpi e gli spostamenti nello spazio, spazio che separa le linee, movimento che sposta le linee. Il movimento delle parole,
essere nel movimento, muoversi in un universo fittizio nella menzogna, spostare il problema senza risolverlo. Il problema qui non è di divertirsi, porsi altri problemi, cambiare posizione nello spazio in funzione del tempo. La fuga del tempo, la consumazione dei tempi, fuori tempo, il tempo non arriva, il tempo dei lillà si avvicina alla fine, il tempo di mettermi il mantello e arrivo. Il suo errore era considerare il tempo come omogeneo, solo in mezzo alla pianura. Il treno attraversa una pianura, i battelli attraversano l'estuario, strada che attraversa una montagna. Mille ostacoli diversi hanno attraversato il mio cammino. Le nostre strade si sono incrociate, lungo la strada. Cambiare strada, perdere la strada, fare strada, strada sbagliata. Su questa strada è proibito passare. Le parole hanno sorpassato il pensiero. Durante la strada si scambiarono solo qualche parola. La strada è tutta tracciata. Tracce sulle labbra. Muovere le labbra. Non può stare un momento senza muoversi. Si muove con lunghe ondulazioni del corpo cadenzate. Vi siete mossi, la foto è sfocata. È meglio in fotografia che al naturale. Levare l'ancora per una natura esotica. È tempo di levare l'ancora. La natura penetrava in me attraverso tutti i sensi. Penetrare all'interno di qualcosa. Penetrare da una parte all'altra. Penetrare profondamente attraverso ciò che fa ostacolo. Il treno rallentava per entrare nella stazione. Le parole si fermavano sulle labbra. Il suono delle parole. Il suono che fora il silenzio dell'aria. Il sole attraversa le nubi. La pioggia ha attraversato i nostri vestiti. Avanzare sotto la pioggia. Il suo labbro inferiore avanzava leggermente. Il fiume dove le barche ondeggiano senza avanzare. Fiume che scorre veloce. Avanzava velocemente per la strada polverosa. Avanzare nel cammino della vita. È andato troppo avanti per tornare indietro. Dietro a lui la città scompariva. Il rossore sul suo viso comincia a scomparire. Il cielo rosseggiante come un muro. Sullo schermo le macchie rosse si ingrandivano sempre più. Grande come tutto lo schermo. Appariva di tanto in tanto sullo schermo. Quando appare al mattino, la nebbia sottile in cui appaiono i contorni. I contorni appaiono e scompaiono improvvisamente. Tutto deve scomparire. Tutto finì per scomparire. Scomparire senza lasciare tracce. Senza lasciare né tracce né indirizzo.
ti metto qua. Temporaneo, provvisorio, sì, proprio a livello momentaneo, televisivo. Effimero, la cui durata è breve, fugace, il lampo di un istante, fuggitivo, da una parola a un'altra, parola per parola, spostandosi con un movimento continuo, in rapporto a un luogo fisso. In rapporto a un osservatore che non fa che passare, luogo di partenza, luogo di passaggio, parola d'ordine, distanza tra le labbra, distanza tra due luoghi, distanza tra l'intenzione e la realizzazione, intenzione comune, luoghi comuni, in un luogo qualsiasi, a tempo e luogo, mettendosi in movimento per lasciare un luogo. Dove andate? Partire da un luogo. È partito. A tempo e luogo, mettendosi in movimento per lasciare un luogo. Partire da un luogo. È partito. Tornando al luogo da dove si è partiti. Una parola ritorna spesso. È ritornato per ripartire. Fuggire, laggiù, fuggire. Partire furtivamente, partire senza lasciare indirizzo. Non voleva partire, bisogna partire o restare. Un mattino partiamo, il cervello in fiamme. Flutti d'inchiostro, cieli di brace. Il cielo finì per scurirsi. Finendo le sue parole, si levò. Anna Maria. Non sono che parole, dire quando le parole passano. Da, per tutti, ragazzi, da dove è passato, passa per la sua strada, che permette di andare da un luogo a un altro. Notava passando, diceva di passaggio, manifestandosi per un istante, senza fermarsi nemmeno un istante, approfittando dell'istante che passa.
dicendo tutto ciò che passa per la testa, continuando senza fermarsi. Il colle è innevato, non possiamo passare. I prismi iridati della neve, vedere attraverso un prisma proiettato sullo schermo, proiezione di un'ombra, alternarsi delle tenebre e della luce, proiezione di un punto su un piano, proiezione e identificazione. Farsi schermo con la mano e identificare una cosa con un'altra, corrispondenza che permette di passare da una figura a un'altra. Passare di mano in mano, passare di bocca in bocca. Sono passato di là, ci sono passato vicino. Le ore passano veloci, corriamo verso l'orizzonte, è tardi. Gli orizzonti si succedono agli orizzonti, colano e noi passiamo. Dal buio si passa al sole, gli occhi fissi all'orizzonte, i capelli al vento. Passando la mano tra i capelli, forse per me è passato il tempo dell'amore. Ci sono luoghi dove si amerebbe vivere, passando a altro. Il fatto di non essere più lo stesso, il fatto di lasciare una cosa per un'altra. Basta poco per cambiare tutte le cose. Le cose sono cambiate. Niente è cambiato. Più cambia e più è la stessa cosa. Tutto passa. È come se la maggior parte delle cose non esistesse, passando da uno stato a un altro. Si sono passata parola. Volendo cambiare tutto, ha cambiato pettinatura. Cambiamento di senso delle parole. Il cambiamento imprevedibile del suo umore. Cambiamento di livello. Cambiamento di posto. Un viaggio gli cambierà le idee. I viaggiatori cambiano treno. I cieli deliranti sono aperti ai viaggiatori. Tra le onde ignote e i cieli. Visi sconosciuti. Questa nuova pettinatura ti cambia molto. Ti turbi e cambi espressione del viso. Il vento è cambiato. Il tempo sta cambiando. Cambiare vela, cambiare velocità, cambiare un dubbio, incertezza, cambiare una pena con un'altra, cambiare continuamente l'argomento. Come una nube erra e cambia forma. Le nubi erravano nelle correnti d'aria, un sorriso errava sulle sue labbra, lo spazio tra le labbra. Una nebbia sporca e gialla inondava tutto lo spazio. Si perdeva un po' negli spazi, nello spazio interiore. Non c'è spazio. Mancanza di spazio. Stare stretti in uno spazio limitato, guardando nello spazio, guardando nel vuoto, senza fissare niente di preciso. Spazio vuoto in un corpo, spazio da attraversare, situare i corpi e gli spostamenti nello spazio. Quindi, signori, sindaco, Achille Bonito Oliva, assessore alla cultura. Vabbè, ma l'artista? L'artista lì. Sei mutato già. Qualche evento, qualche motivo che integra la bellezza del luogo con la bellezza della poesia, dell'arte e della vita in certo senso. A Napoli si dice rimanga solo la parola. Mo via gruppo c'è pure la parola. Bella. Meglio di questo, scrivita bella. Bella. Via gruppo c'è anche la parola. Pochi idee e poche parole. Diciamo il piacere, poche idee e poche parole. Bene, forte fare. Allora, cominciamo allora, aspetta, io darei sopra la parola al sindaco. Sì, lei, per forza. Sì. Innanzitutto, in conclusione. Sì, voglio ringraziare l'associazione Antemussa, la signora Chiesa, Anna Maria, il maestro Morra, il poeta Balestrini, lo stesso Picariello, che hanno avuto questa idea, questo progetto, che innanzitutto noi siamo anche
come dire, orgogliosi e sicuramente soddisfatti di aver accettato e capito subito che era una bella cosa, una cosa che un'iniziativa che si inserisce a Capri e principalmente in questa strada che ormai è un anno che l'abbiamo riaperto, mitica, e veramente c'è stato un connubio, un inserimento proprio, come dire, è stato costruito tutto ad arte, quindi con la collaborazione, la capacità, la professionalità di tutti quelli che hanno partecipato, perché veramente è stata realizzata una bella cosa, una cosa che sicuramente avrà un grosso eco, diciamo, mediatico, sicuramente sarà accettata, e oggi tutti quelli che hanno avuto, diciamo, il piacere, diciamo pure la fortuna di passare, tanti, salire, oggi abbiamo visto, voi siete stati più presenti, quante persone attraversano questa strada, sia in discesa, principalmente è stata la mia grossa sorpresa dall'anno scorso anche questa, anche in salita, moltissimi la fanno in salita. Veramente, tutti quelli al pomeriggio, moltissimi, invece di fare casino di traffico, eccetera, salgono da qui, facciano gli alberghi per il centro, eccetera, preferiscono farla in salita. E quindi questa valora ancora di più il nostro sforzo che abbiamo fatto come amministrazione, con le altre istituzioni, regione, vari enti che ci hanno aiutato per riaprire questa strada, perché è veramente, come dire, una grossa negazione al mondo intero tenerla ancora chiusa. Quindi siamo soddisfatti e quindi noi ringraziamo tutti quelli che hanno organizzato e sono convinto di aver fatto una bella cosa, e mi auguro che questi nostri amici pensino a qualche altra cosa, che sicuramente ci penseremo. Noi, e noi siamo a vostra disposizione, a fianco a voi. Noi adesso dovremmo tagliamo e diamo un'opera al sindaco, all'assessore Lembo, e dobbiamo sapere dove decidiamo di cominciare. Non mi fate un assegno. oltre. Nanni, tagliate voi due, perché Nanni, è una forbicetta troppo piccola. Ce ne hanno quattro, no? Basta far così, dopo su. Ho letto un testo lungo 800 quadri. Cominciate. No, però posso dire una cosa? Avrei iniziato da sopra. A me piacerebbe questa E. Come la pizza a metri, io voglio la E con la C. Danni, posso? Danni, posso? Questa la E, ma mi dico. Grazie molto. Perché affermative? Spazio che separa le linee. Movimento che sposta le linee. Il movimento delle parole. Essere nel movimento. Muoversi in un universo fittizio della menzogna. Spostare il problema senza risolverlo. Il problema qui non è di divertirsi. Porsi altri problemi, cambiare posizione nello spazio in funzione del tempo, la fuga del tempo, la consumazione dei tempi, fuori tempo, il tempo non arriva, il tempo dei lillà si avvicina alla fine, il tempo di mettermi il mantello e arrivo, il suo errore era considerare il tempo come omogeneo, solo in mezzo alla pianura. Il treno attraversa una pianura, i battelli attraversano l'estuario, strada che attraversa una montagna, mille ostacoli diversi hanno attraversato il mio cammino. Le nostre strade si sono incrociate, lungo la strada. Cambiare strada, perdere la strada, fare strada, strada sbagliata. Su questa strada è proibito passare. Le parole hanno sorpassato il pensiero. Durante la strada si scambiarono solo qualche parola,
La strada è tutta tracciata. Tracce sulle labbra. Muovere le labbra. Non può stare un momento senza muoversi. Si muove con lunghe ondulazioni del corpo cadenzate. Vi siete mossi, la foto è sfocata. È meglio in fotografia che al naturale. Levare l'ancora per una natura esotica. È tempo di levare l'ancora. La natura penetrava in me attraverso tutti i sensi. Penetrare all'interno di qualcosa. Penetrare da una parte all'altra. Penetrare profondamente attraverso ciò che fa ostacolo. Il treno rallentava per entrare nella stazione. Le parole si fermavano sulle labbra. Il suono delle parole. Il suono che fora il silenzio dell'aria. Il sole attraversa le nubi. La pioggia ha attraversato i nostri vestiti. Avanzare sotto la pioggia. Il suo labbro inferiore avanzava leggermente. Nanni, c'è il pennarello! Il fiume dove le barche ondeggiano senza avanzare. Fiume che scorre veloce. Avanzava velocemente per la strada polverosa. Avanzare nel cammino della vita. È andato troppo avanti per tornare indietro. Dietro a lui la città scompariva. Il rossore sul suo viso comincia a scomparire. Il cielo rosseggiante come un muro. Sullo schermo le macchie rosse si ingrandivano sempre più. Grande come tutto lo schermo. Appariva di tanto in tanto sullo schermo. Quando appare al mattino, la nebbia sottile in cui appaiono i contorni. I contorni appaiono e scompaiono improvvisamente. Tutto deve scomparire. Tutto finì per scomparire. Scomparire senza lasciare tracce. Senza lasciare né tracce né indirizzo.